Ponte Passerella di Ivrea, una panchina intelligente in un'area che è già coperta dal wifi, ma questa panchina darà di più. Sì, questa panchina offre delle soluzioni, a chi deve caricarsi il cellulare, al comune che a volte deve comunicare, ad aumentare l'illuminazione, a rilevare anche tutta una serie di indicatori ambientali, qualità dell'aria, passaggio delle persone, quindi dalla panchina, ti dà dei servizi, cioè ti lascia caricare appunto il cellulare o il palmare, ti lascia sentire della musica, ti lascia diffondere messaggi e questa panchina creata da Canavisia e donata da EG al comune di Ivrea in effetti va ad arricchire questa passerella, perché poi è posta in un posto all'ombra di ristoro. Speriamo che venga utilizzata soprattutto dalle giovani generazioni, anche perché vogliamo che sempre di più si riappropriano degli spazi, che li pensino come loro e quindi li pensino anche per loro, e questa panchina che si rivolge poi soprattutto a utenti giovani o medio giovani può essere uno strumento anche proprio per far sì che loro capiscano che ci sono dei servizi anche per loro. E quindi ci proviamo. Questa panchina donata dai giri rimarrà qua, ma ce ne saranno altre tre che verranno installate nell'ambito del progetto Quadrante, che è un progetto cofinanziato dalla Regione Piemonte nel bando dell'Internet of Things e con una serie di aziende che hanno partecipato a questo bando, e quindi troverà sede anche in altre zone della città e di nuovo verrà testata per l'utilizzo. Questa rimarrà permanente, di nuovo grazie ad AEG, ma le altre invece saranno in test, in fase prototipale, e vedremo se funzioneranno e se riscontreranno, diciamo, il favore degli utenti. Per Ivrea la riappropriazione da parte dei cittadini del territorio, insomma, è una priorità. Siamo partiti con un'area del territorio che i cittadini si stanno appropriando, un progetto che si sta espandendo. Sì, per Ivrea a livello politico e programmatico il concetto di riappropriazione dei propri luoghi è fondamentale, anche perché una città, un'amministrazione può anche fare mille investimenti, ma se questi investimenti non vengono poi apprezzati, non vengono vissuti e anche curati in qualche modo, anche solo attraverso l'utilizzo quotidiano, non hanno senso di essere. Quindi sia attraverso azioni promosse dal privato con i patti di valorizzazione, sia anche con questo tipo di nuovi strumenti, stiamo cercando di far sì che la gente ritorni a pensare la città come sua, uno spazio proprio che può vivere perché è suo, ma può anche trattarlo bene, se non curarlo bene come nei patti valori, anche solo trattarlo bene perché è suo. AEG si conferma come una cooperativa che ha attenzione a questo territorio. Poiché pensiamo che come cooperatori di essere anche delle persone intelligenti, perché non provare a vedere se questa sperimentazione ha un senso? Pensavamo che si aggregasse alla sala di lettura della biblioteca, cioè in piazza Ottinetti, dalle quel senso. Però dopo, visto che la passerella è un elemento turistico e di interesse, il comune ha detto piazziamola lì. Come sempre nel territorio cerchiamo di esserci fin tanto che riusciamo ad avere dei margini per farlo, cioè degli utili. E poiché quest'anno qualcuno va dicendo che abbiamo perso di qui, di su e di giù, bene, io ho un opuscoletto, vedi, te lo faccio vedere, dove c'è la storia della cooperativa dal 2003, ma ci sono tutti i dati del progetto di bilancio 2014, che magari fra qualche giorno potremo arrivare a pubblicarlo, e in visione alle società di controllo, dove ci sono tutti i numeri. Allora, per questa volta, grazie ai soci dei 100 anni fa, abbiamo il bilancio in positivo, ma anche avessimo fatto solo l'attività caratteristica avremmo una perdita recuperabile nel corso di quest'anno. AEG è solida. È solida quanto i piloni in calcestruzzo e quanto questa panchina. AEG cooperativa è solida, purtroppo per gli interessi della elezione dei consiglieri si tira in ballo e si fanno enunciazioni ancora, e il buco, e la talpa, e i 38 milioni, bene, posso anticipare che il bilancio consolidato avrà 15 milioni giù di lì di perdita, quindi non c'entra niente il conferimento,
va bene, assorbito tutto in un anno, e può darsi che dal fallimento venga a casa una decina di milioni, quindi abbiamo recuperato. È una lezione della quale facciamo tesoro, ma è inutile, non si può commerciare con la sicurezza delle entrate. Per Canavise un'altra panchina piazzata in questa città. Intanto diciamo cos'è Canavisia, quante società partecipano, e poi avete avuto delle belle soddisfazioni. Canavisia è una start-up innovativa nata a febbraio dell'anno scorso, e da un progetto che è nato da 6 imprese canavesane, un progetto partito in Confindustria canavese. Le aziende sono Netsurfing, Seica, Carlo Angela, Fenice Evo, e poi c'è Enrico Baratono di Axel, e poi c'è sono io, che sono stata per tanti anni presidente di Sintecop. Le prime panchine, appunto, sono i primi prototipi, sono stati fatti già in collaborazione, posso dire, con il comune di Ivrea, perché proprio con il comune di Ivrea l'anno scorso allo SMAU abbiamo vinto, lo SMAU di Torino, abbiamo vinto il premio Innovazione ST Piemonte 2014. Poi siamo stati allo SMAU a Milano, dove è stata allestita un'area smart con le nostre panchine, e adesso, a parte le prime installazioni, non so, posso citare il comune di Salerano, che ha installato al parco giochi una panchina uguale a questa della passerella, e alcune altre installazioni, come per esempio a Telecom nel laboratorio T-Lab di Torino. Proprio con Telecom inoltre stiamo adesso collaborando per esporre nell'area Expo, in particolare già una panchina installata nella torre di Pero di Telecom, dove c'è una bellissima area terrazza panoramica da cui si può vedere tutta la zona Expo, e dove Telecom porterà i propri clienti. Terrazza panoramica da cui si può vedere tutta la zona Expo, e dove Telecom porterà i propri clienti.